Buondì, questo vlogmas inizia da qui. Ebbene sì, ci siamo, partono da oggi 1 dicembre i vlogmas di questo Natale 2023. Sapete che ho avuto qualche indecisione, ma alla fine fare o non fare non c'è, provare. Facciamo questi vlogmas e vediamo come va. Partiremo subito dall'apertura del calendario dell'avvento, cosa che anche per me fino a 2 sere fa non era assolutamente prevista di fare, perché non avevo trovato un calendario dell'avvento, e proprio per questo ho da mostrarvi una clip che ho registrato un paio di giorni fa, così capirete. Allora, stasera c'è una novità. È venuto Francesco qui, lo vedete? Ciao. E mi ha detto di accendere la fotocamera. Io non ho capito perché, solo che qua ci sono i surgelati del Lido, non li faccio vedere. Non mi vuole far vedere che c'è dentro. Boh, quindi che devo fare? Che vuoi? Devi aprire questo. Perché tu non l'hai trovato. Non l'ho trovato? Sì. I surgelati? Sì, i surgelati, ci ho pensato io. Ah. Aspetta, come faccio? Grande. Aspetta, forse... così si vede meglio, sperando di non farla cadere di là. Wow! Non sono surgelati, a quanto pare. Eccolo qua. E che cos'è? Vediamo. Ma Natale è presto ancora, non è Natale ancora. No, non è Natale. Serve per Natale questo. Ah! Non si vede. Ma lo facciamo vedere. Ah, ecco perché dicevi non l'hai trovato. Eh sì, allora vi faccio vedere la carineria della cosa. Hai fatto un calendario dell'avvento tu? Sì, ho fatto io. Hai fatto tu. Eh sì, perché io ho cercato già dagli inizi di ottobre, ho cercato il calendario dell'avvento, però non mi ispirava nessun calendario quest'anno, e infatti avevo deciso di fare i vlogmas senza l'apertura del calendario dell'avvento. Ma ce l'hai, vedi? Ecco, ma ce l'ho. E che ci hai messo dentro? Tanti cioccolatini. No, non mi sembrano cioccolatini, ve lo faccio rivedere. Ok, dal 1 dicembre. Francesco va salvato. Abbiamo un calendario da aprire anche quest'anno. Io sono proprio curiosa di vedere che ci ha messo qua dentro. Okay. È dal 1 dicembre, devi guardare. No, certo. Ma lo devi chiudere. Poi lo apri il 1 dicembre. Mo che facciamo gli addobbi, poi lo posizioniamo là sopra, così ogni mattina vado e lo apro. Va bene. Io però solo cioccolatini, come al solito. Sì, sì, solo cioccolatini, perché mi piace il cioccolato. Ed eccoci qui con Mino, l'ognomino di Natale. Piccola interruzione della Scarlett del futuro, che in questo momento vi faccio vedere è in fase di editing, perché mi sono resa conto che non vi ho spiegato da dove arriva il nome dell'ognomo. Semplicemente so che avevo chiesto a voi, ma dei suggerimenti non me ne avete dati tantissimi, forse solo uno. Però il nome è arrivato da una bimba di 4 anni che lo ha visto e ha deciso di chiamarlo Mino l'ognomino. E chi sono io per rifiutare il suggerimento di una bimba di 4 anni? Proprio nessuno. E che starà a guardia di questo fantastico calendario dell'avvento per tutto il periodo natalizio. Adesso lo andiamo a spostare, scusa Mino, e andiamo ad aprire per la prima volta questo calendario, e dovrò cercare, perché Francesco mi sa che è stato abbastanza bravo a mettere le cose tutte, capito come? Andiamo a cercare la casella numero 1. E spero ci sia. Allora, sapete che mi dispiace andarla a spostare, perché le ho messe proprio bene. Vabbè, aspettate, rimettiamo questa qui. Rispostiamo questa qui. Giusto che siamo di mattina, dobbiamo fare così. Allora, intanto faccio la numero 2, faccio la metto da parte, così dobbiamo
few moments later. Ce l'abbiamo fatta. Rimettiamo tutto dentro. Eccola qui, la casella numero 1. La casella. Io li chiamerò caselle, però sono bustine. Ecco. Rimettiamo Mino al suo posto e andiamo ad aprire. Vedete, questa è la numero 1. Chissà che c'è qua. È piccina. Dai, apriamo. E come si apre? Boh, facciamo. Ma sapete che mi dispiace andarla a distruggere queste. Anche quest'anno abbiamo il momento ASMR. Ah! Bene, bene, cominciamo così con orecchini dal sapore natalizio. Ho fatto bene a metterli nella casella numero 1, così per tutti questi vlogmas mi vedrete con gli orecchini a forma di caramella. Sono delle candy cane intrecciate che formano un cuore, ma sono bellissimi. Aspettate, me li metto e vediamo. Eccoli qua, orecchini indossati. È andata anche abbastanza bene che stamattina ho i capelli raccolti. Questi saranno i miei orecchini fantastici per questo periodo natalizio. Ci piace, prima casella andata bene. In questi vlogmas quest'anno vedrete spezzoni attaccati e incollati di qua e di là, perché è l'unico modo di riuscire a fare tutto velocemente e di riuscire ad essere presente, si spera, per tutti e 24 i giorni di questo dicembre. In questo momento sono praticamente la Scarlett del passato e sto facendo l'alberello della craft room. Dunque, nonostante i buoni propositi, alla fine ho deciso che quest'anno non avrei comprato nulla, albero grande compreso. Avevo detto che volevo prendere l'albero stretto ma non posso letteralmente comprare nulla di nuovo, perché sono arrivate delle spese grosse, improvvise. Devo spendere 500 euro per far aggiustare i citofoni maledettissimi di questo palazzo, e in più il dentista mi ha trovato dopo millenni una carie, quindi devo andare assolutamente a risolvere la situazione. Io devo dire che sto facendo i dovuti scongiuri off camera. Con le carie sono fortunate, non toccavo i denti da veramente anni, anni e anni. Però sono spese improvvise, poi c'è il compleanno della bimba, mia madre compie 70 anni, insomma, niente addobbi nuovi quest'anno, quindi rifaremo tutto uguale. Adesso sto facendo l'alberello, ma mi è venuto in mente proprio adesso, mentre l'ho preso, che avendo cambiato mobili qui, non so dove metterlo. Io adesso lo faccio, poi dopo vediamo dove lo mettiamo. Perché, forse lì, sposto le casse dall'altra parte se ci arrivano. Adesso vediamo. Ma, diciamo che ho fatto, io l'ho messo lì, ma non lo so quanto sia funzionale tenerlo lì. Lì, perché vedete, ho dovuto spostare un po' lo schermo del computer. Mi renderò conto oggi pomeriggio quando mi metterò a lavorare. Vediamo un po'. Mi sa che devo cambiare le batterie alle lucine, perché non ne vedo molto ganze. Vabbè, comunque per ora l'alberello è fatto, poi vediamo dopo. Ho messo su in cima la mia decorazione natalizia, che credo voi non vedrete, mo vi ci faccio una ripresa da vicino. Solito alberello, solo la decorazione nuova natalizia. È un po' stertigello come chi l'ha fatto. Però dai, almeno c'è un tocco di Natale qua dentro. Come ogni anno all'apertura dei vlogmas, oggi ho messo il piumone a letto. Devo dire la verità, di strano c'è che quest'anno non avevo messo il piumone di metà tempo. Io ne ho uno più leggero di questo, che di solito metto ottobre-novembre. Ero ancora con la coperta leggera, ma il freddo è arrivato tutto d'un tratto. Quindi oggi ho messo il piumone. Io questo lo adoro perché sta benissimo nella stanza, me la rende più chiara, più bella. Quindi
lo amo. Adesso invece sto per accingermi a fare un'attività che di natalizio ha ben poco. Devo stirare. Devo stirare, intanto guardando questa inquadratura mi rendo conto che al più presto devo trovare una soluzione per quell'angolo che è disordinatissimo e non mi piace proprio. Da quando ho tolto il Kallax devo trovare un altro mobile per mettere questi cubi grigi che contengono i miei libri, o devo togliere questi cubi da qui, vediamo, ma devo risolvere questa cosa, no, qui non mi piace proprio. Comunque io adesso mi metto a stirare e poi chiudiamo insieme questa prima giornata di Vlogmas. Ho appena finito di stirare e ho anche, ce la posso fare, e ho anche preparato la melatonina. Da oggi iniziamo anche ad usare la tazza natalizia. Mi tolgo subito questo peso, tazza che mi è venuta malissimo perché il nome Scarlett sia qui e sia di qua non è venuto centrato proprio bene, questo perché ho fatto questa tazza in velocità, capito, senza ragionarci più di tanto, e non è venuta benissimo, ma essendo una tazza mia posso tenermela, mi sembrava, era peccato lasciarla da parte e farne un'altra, no? Solo per farvi vedere nei Vlogmas che è fatta bene, me la tengo ugualmente. Qualcosa ogni tanto si sbaglia. Allora, io adesso me ne vado a dormire e chiudo qui questo Vlogmas. In programma nei prossimi massimo 2 giorni, sì, ho... Allora, io mi sto programmando tutti gli ordini natalizi a gruppi di 2-3 giorni. Diciamo che nei prossimi 2 giorni ho 18 ordini da chiudere, quindi ci sarà molto da lavorare, ma prometto che troverò il tempo, anzi non prometto, troverò il tempo di vloggare anche. Quindi adesso chiudiamo perché è anche abbastanza tardi, chiudo così ho questo primo Vlogmas pronto e magari domani mattina appena sveglia cerco di editarlo. In realtà in giornata già ho riunito qualcosina, quindi non c'è molto da fare, perché se non faccio così non ci riesco. Chiudo questo Vlogmas qui con l'albero ancora da fare, lo faremo nei prossimi giorni. Io spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto. Se siete passati da qui vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto, se vi va ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio ed una candy cane grande grande. L'anno scorso ha portato bene, quindi anche quest'anno ve lo dico. Noi ci vediamo domani.